Continuiamo la nostra miniserie di tre video, e questo è il terzo, sugli stereotipi della psicoterapia, della psicologia. Ho già fatto due video, ne ho fatto uno dove rifletto sul concetto del dottore, ma alla fine io me la devo cavare da solo, e sull'idea che in terapia si deve andare solo nel momento in cui si hanno dei problemi gravi o percepiti come tali. Per vedere, insomma, la riflessione, per ascoltarla e magari per aiutarti a valutare da un punto di vista diverso questi concetti, ti consiglio di andare a vedere i video. In questo parleremo del terzo punto, del terzo stereotipo rispetto alla terapia, ossia che la terapia ha a che fare con percorsi indefiniti e potenzialmente infiniti. Tante volte capita, durante ad esempio la prima telefonata con la persona che mi chiede aiuto o durante i primi colloqui, di sentirmi dire: ok, sì dottore, però io ho paura che questo lavoro sia particolarmente lungo, io non voglio fare ad esempio una terapia che dura anni, oppure voglio fare solamente qualche colloquio, piuttosto che ho già fatto in precedenza dei percorsi e per quanto mi sono stati utili, però poi ho sempre sentito la sensazione di non aver ben chiaro dove stavo andando, che cosa stavamo facendo, e poi ad un certo punto mi sono stufato. Queste sono tutte affermazioni che in un qualche modo sottendono una preoccupazione, l'idea del o due. L'idea del iniziare un qualcosa e non essere consci della strada intrapresa e quindi di che cosa si sta facendo e perché, quindi del doversi in un qualche modo affidare in una maniera, come dire, quasi passiva, no? Nel fatto che ci si deve affidare al consulente, poi questo consulente, lo psicologo nella fattispecie, mi propone un lavoro e io devo sperare che questo lavoro sia in linea con le mie aspettative. E per fare questo ovviamente ci vuole una enorme fiducia nella persona che si ha di fronte, e mi rendo anche conto che possa diventare ostativo per alcuni all'inizio di un percorso di terapia. E anche sottendono anche tutte queste affermazioni o considerazioni l'idea che il percorso possa essere potenzialmente lungo o più lungo rispetto a ciò che per la persona è legittimo aspettarsi come tempistica nella risoluzione del problema. Ora, questo penso che sia uno stereotipo molto dannoso per la professione. Questo perché in passato forse queste affermazioni trovavano un riscontro nella realtà un pochino più concreto. Ad oggi, perché diciamo agli inizi, non so, del Novecento, quando poi è iniziato il concetto di psicoterapia per come la conosciamo noi, eccetera eccetera, ovviamente c'era una condizione di sbilanciamento forte tra lo psicologo, lo psicoterapeuta, il medico, lo psichiatra ad esempio, e il paziente, no? Per cui c'era un'assunzione di un ruolo quasi medico-paziente, ok? Negli anni questa cosa si è trasformata, questa cosa è cambiata, la società è cambiata, tutto è diventato molto più dialogico, molto più contestabile, molto più contrattabile, le persone hanno bisogno di sapere esattamente che cosa stanno facendo. Io stesso, quando mi rivolgo ad esempio ad un professionista, voglio sapere che cosa mi aspetto, non accetto più in maniera pedissequa ciò che l'altro propone, ok? Ora tutto viene in un qualche modo contrattato, è sempre oggetto di un contraddittorio, di una discussione, e le stesse terapie funzionano così, nel senso che non funziona più l'idea del mi siedo davanti ad un terapeuta e mi fido ciecamente di ciò che mi propone, o meglio, a me non piace lavorare così, penso che ci sia me, alla mia equipe, insomma, comunque alla rete di colleghi della quale faccio parte, ci sia la necessità da parte della persona che si rivolge ad un terapeuta, ma anche del terapeuta, di chiarire subito quali sono i tempi, le modalità, gli obiettivi e i tragitti percorribili per affrontare un determinato problema. È chiaro, è una risposta che non può essere data subito
all'inizio del percorso, o ad esempio già in telefonata, dottore, quanto tempo ci vorrà, quante sedute ci vorranno per affrontare una situazione come la mia, per risolvere questo mio problema. È impossibile dirlo, ma è fondamentale da parte del terapeuta e necessario da parte del paziente arrivare a una risposta di questo tipo, che solitamente viene data entro il terzo, al massimo quarto colloquio, ossia quella famosissima fase di consultazione su cui ho già fatto una marea di video, in cui si capisce qual è il problema, quali sono le cause, quali sono le origini, gli incastri, gli aspetti che in un qualche modo la generano, ma anche la mantengono e potenzialmente la fanno degenerare, e soprattutto le vie percorribili, lato persona, lato paziente che chiede aiuto, per poter affrontare il problema, in modo tale da arrivare a dare entro questa fase di consultazione, 3 o 4 incontri, una restituzione chiara, una sorta di mappa dove la persona capisce che cosa sta vivendo, perché sta vivendo quelle determinate cose e che cosa può fare per poterla affrontare. E lì stimare anche quali sono i tempi necessari, sia in termini di numero di colloqui, sia in termini ad esempio di frequenza delle sedute, per poter affrontare i problemi, in modo tale che ci sia sempre la responsabilità e la possibilità da parte della persona che chiede aiuto di scegliere qual è il livello, il grado di profondità dell'intervento, e quindi anche dire: per me non va bene, per me è troppo, per me è sbagliato, per me non è quello che mi aspettavo, è una cosa che volevo approcciare, ad esempio, in una maniera diversa. Oppure dire: sì, è esattamente quello che voglio, grazie per avermi rassicurato rispetto alle modalità e ai tempi, secondo me è ragionevole. È un qualcosa che prevede e necessita la terapia, secondo me, questa possibilità di dare da subito una restituzione, o comunque nel giro di pochissimi incontri, e dall'altro lato esplicitare con chiarezza, assumendosi ovviamente una responsabilità reciproca paziente terapeuta, quali sono i tempi e quali sono i modi. Alcune persone magari hanno bisogno esclusivamente di una consulenza, altri hanno bisogno di percorsi più lunghi, tutti però hanno bisogno di sapere in che direzione si sta andando, perché e in quanto è legittimo aspettarsi dei risultati. Quindi non sono affatto d'accordo, perlomeno per il metodo con il quale lavoro io, ma anche tantissimi altri colleghi, tutta la mia equipe lavora così, ma anche tante altre equipe, tanti altri professionisti che conosco e che magari non lavorano con me direttamente, utilizzano questo approccio. È necessario riuscire a definire con chiarezza il problema e soprattutto modalità e tempi della sua possibile risoluzione, in modo tale che la persona che chiede aiuto sia sempre nella condizione di poter scegliere qual è il tipo di intervento di cui ha bisogno. Fammi sapere se questo discorso ti è chiaro, fammi sapere se questa miniserie sugli stereotipi, sulla psicologia ti è piaciuta, l'hai trovata interessante, se ti ha aiutato a dipanare, insomma, qualche confusione, qualche concetto all'interno della tua testa rispetto appunto alla terapia, e fammi sapere, così da facilitare ovviamente la discussione, quindi commenti. A presto.